Bene, continuiamo ancora a fare qualche esercizio con le espressioni, con le frazioni, con i numeri razionali. E cominciamo da questo, io direi, l'esercizio 454 a pagina 114. E ve lo leggo. Parentesi quadra, tonda, meno 3 mezzi più 1, chiusa tonda alla seconda, per tonda, un mezzo. Chiusa tonda alla quinta, chiusa la quadra, diviso tonda meno un mezzo, chiusa tonda alla quarta, più, qui proseguo sotto, ancora quadra, tonda meno un terzo, più due, chiusa la tonda per, altra tonda, meno 5/3, chiusa tonda alla sesta. Chiusa quadra, diviso ancora quadra, tonda meno 5/3, chiusa tonda alla seconda, chiusa quadra alla terza. Allora, qui abbiamo, ecco, questi segni, per intanto andiamo a considerare i segni. Questo segno meno, che sta dentro a una potenza con un indice esponente pari, lo potremo anche non considerare perché non ha effetto sul risultato, idem. Il segno meno che c'è meno 5 terzi elevato alla sesta, se è un esponente pari, quindi cancella il meno. E qui anche perché l'esponente della potenza meno 5 terzi è 2, quindi cancella il meno. Cominciamo col fare la somma all'interno delle parentesi, quindi questa somma e questa, e procediamo. Allora, ricopiamo la parentesi quadra, tonda. Qui meno 3 mezzi più 1, il denominatore comune è 2, quindi abbiamo meno 3 più 2, tutto chiuso alla seconda, per questo la copiamo, un mezzo alla quinta, chiusa quadra, diviso, qui possiamo anche lasciare meno un mezzo, tanto lo cambiamo dopo se ci serve, più, di nuovo la quadra. Abbiamo ancora meno un terzo più 2, quindi viene il denominatore comune è 3, qui ho meno 1 e 2 per 3 fa 6, quindi meno 1 più 6 terzi, chiusa per il meno 5 terzi alla sesta, chiusa quadra, di nuovo diviso, qui possiamo fare il prodotto degli esponenti, quindi abbiamo meno 5 terzi alla 3 per 2 che fa 6. Ok, quadra meno 3 più 2 fa meno 1, quindi abbiamo meno un mezzo alla seconda per un mezzo, scusate, non un quinto ma un mezzo alla quinta, chiusa quadra, diviso meno un mezzo alla quarta più qui 6 meno 1 fa 5, quindi 5 terzi per meno 5 terzi alla sesta, chiusa quadra, diviso meno 5 terzi ancora alla sesta. Quindi qui abbiamo questo meno, possiamo ignorarlo, il meno un mezzo perché l'esponente 2 cancella il meno, quindi perché è pari. Ne abbiamo un mezzo alla quinta, la riscrivo. Senza il meno, così forse è più chiaro, diviso che qui ignoriamo il meno perché è dentro una parentesi alla quarta, una potenza alla quarta, quindi in questo modo avremo tutte la stessa base, più qui per lo stesso motivo cancelliamo il meno 5 terzi e il meno 5 terzi, lo mettiamo più perché è dentro una potenza di indice pari. Quindi avremo qui 5 terzi per 5 terzi alla sesta, diviso di nuovo 5 terzi alla sesta. Allora, un mezzo alla seconda per un mezzo alla quinta fa un mezzo alla 5 più 2 che fa 7, diviso un mezzo alla quarta. Poi abbiamo più,
5 terzi per 5 terzi alla sesta fa 5 terzi alla settima, diviso 5 terzi alla sesta. Creiamo due divisioni tra due potenze che hanno la stessa base, quindi qui avremo un mezzo elevato alla 7 meno 4, che fa 3, più 5 terzi elevato alla 7 meno 6, che fa 1. Quindi avremo un mezzo alla terza che fa un ottavo, più 5 terzi. E qui 3 e 8 non sono, non hanno, sono prime tra di loro, quindi il minimo comune multiplo è 3 per 8, che è 24. Quindi 24 diviso 8 fa 3 per 1, 3. 24 diviso 3 fa 8 per 5 è 40. Quindi 40 più 3 fa 43, 24esimi. E questo conclude l'esercizio. Andiamo un po' più su. Certo, dimmi dove mi fermo. Ok. Molto bene. Tutto bene fin qui? Posso andare avanti? Ok. Sì. Mi propongo ancora questo. Cambiamo pagina. L'esercizio è il 463. Pagina 115. Il testo è questo. Parentesi graffa, parentesi quadra, tonda. Un mezzo, chiuso tonda alla seconda, per tonda, un mezzo, chiuso tonda alla decima, chiuso quadra, diviso, di nuovo quadra, tonda, un mezzo, chiuso tonda alla quarta, chiuso quadra alla seconda, meno 2 alla meno 2, chiuso la quadra alla meno 1. E qui procediamo come al solito, proprietà delle potenze, un mezzo per un decimo fa un mezzo alla dodicesima, diviso un mezzo alla 4 per 2 che fa 8, meno 2 alla meno 2 fa un mezzo alla seconda, quindi un quarto, tutto alla chiusa graffa alla meno 1. Qui abbiamo 12. Scusatemi, dentro la graffa, un mezzo alla 12 diviso un mezzo alla ottava fa un mezzo alla 12 meno 8 che fa 4, meno un quarto chiusa alla meno 1, un mezzo alla quarta fa 1 fratto 2 alla quarta che fa 16, quindi un sedicesimo meno un quarto chiusa alla meno 1, qui 16 è multiplo di 4, quindi il minimo comune multiplo è 16, 16 diviso 16 fa 1 per 1, 1, meno 16 diviso 4 fa 4 per 1, 4, chiusa graffa alla meno 1. Allora qui abbiamo dentro la graffa 1 meno 4 che fa meno 3, sedicesimi, chiusa la graffa alla meno 1, questo fa, ovviamente mantengo il segno meno e scambio il numeratore e denominatore, 16 terzi. Il risultato dell'espressione è meno 16 terzi. Ok, chiaro? Se non ci sono domande, io proporrei a fare questo, che è un pochino apparentemente, in realtà con le proprietà delle potenze si risolvono tutti questo tipo di esercizi. Proviamo anche questo, esercizio 466, stessa pagina, tonda, frazione lunga, al numeratore c'è 3 alla meno 1, meno 2 alla meno 2 e sfratto 3 alla meno 1 più 2 ancora alla meno 2,
usa tonda alla meno 1 più altra tonda, quindi frazione numeratore ho 2 alla quarta per 2 all'ottava fratto 2 alla dodicesima, meno altra frazione 2 per 3 alla nona fratto 3 alla decima, chiusa tonda alla meno 1. Ok, qui nella prima parentesi al numeratore ho una somma di potenze, quindi non posso fare altro che fare prima la potenza e poi la somma, la differenza. Quindi tonda al numeratore 3 alla meno 1 fa un terzo, meno 2 alla meno 2 fa 1 diviso 2 alla 2, cioè un quarto. E al denominatore ho analogamente 3 alla meno 1 che fa sempre un terzo, più 2 alla meno 2 che fa ancora un quarto. Chiusa tonda alla meno 1. Più, nell'altra parentesi, ho al numeratore 2 alla quarta per 2 all'ottava fa 2 alla 4 più 8 che fa 12, diviso 2 alla 12 e questa frazione ci darà 1. Qui avremo 12 alla 12, stesso numero, quindi rimane 1. Meno, qui abbiamo il 2. Rimane e 3 alla decima e 3 alla nona possiamo semplificare dividendo tutto per 3 alla nona. Questo va via tutto, qui rimane 3, perché 10 meno 9 fa 1. Quindi rimane 2 terzi, chiusa alla meno 1. Allora, occupiamoci ancora della prima frazione. Numeratore, il numeratore comune è 3 per 4, cioè 12. 12 diviso 3 fa 4 per 1, 4, meno 12 diviso 4 fa 3 per 1, 3. E al denominatore del modo del tutto analogo avremo il denominatore comune che è sempre 12 e al numeratore avremo 4 più 3. Chiusa tonda alla meno 1 più, qui abbiamo 1 meno 2 terzi, tutto elevato alla meno 1. Allora, di nuovo torniamo nella prima parentesi. Al numeratore abbiamo 4 meno 3 che fa 1, quindi un dodicesimo, fratto 4 più 3 che fa 7 dodicesimi, ancora la meno 1. Più, qui facciamo la somma dentro la parentesi tonda, il denominatore comune è 3, 3 per 1 fa 3, meno 2, tutto alla meno 1. Quindi abbiamo nella prima parentesi tonda abbiamo un dodicesimo, diviso 7 dodicesimi equivale a per 12 settimi, di nuovo la meno 1 più 3 meno 2 fa 1, quindi ho un terzo alla meno 1. Quindi qui ci rimane il, scusate, qui non è 1 ma è 12, ho scritto male, questo è un dodicesimo. Questo 12 e questo 12 si semplificano, rimane 1 sopra e sotto. Quindi abbiamo un settimo alla meno 1 più un terzo alla meno 1, quindi un settimo alla meno 1 fa 7, un terzo alla meno 1 fa 3 e 7 più 3 fa 10. Prego. Può tornare un po' in su? Ancora un po'? Eccolo. Ok, grazie. Prego. Poi volevo proporvi il 471 perché c'è un numero alla 0 che non pone nessuna difficoltà, ma facciamo un esempio anche con questo tipo di esercizi. Ci siamo? Se non ci sono domande, passo al prossimo, che è l'esercizio 471.
il testo è questo: parentesi tonda meno un mezzo elevato alla 0 più tonda meno un mezzo elevato alla meno 2 più parentesi tonda meno un mezzo elevato alla meno 3 più ancora quadra tonda meno un quarto elevato alla settima per, continuo sotto, meno un quarto elevato alla terza, chiusa la quadra, scusate, ho perso, sì, elevato alla meno 1 la quadra, e ancora diviso, altra quadra, tonda meno un quarto alla meno 4, chiusa tonda alla seconda. Ok, qui la potenza 0, l'esponente 0, fa sì che questa frazione vale 1, attenzione, e invece nella seconda frazione l'esponente che è pari cancella il meno, mentre l'esponente meno 3 mantiene il segno meno. Quindi avremo l'espressione che si sviluppa in questo modo: da meno un mezzo alla 0 fa 1, poi abbiamo più, meno va via, un mezzo alla meno 2 fa 2 alla seconda, che inverto il numeratore e il denominatore e farà 4, poi abbiamo più un mezzo, meno un mezzo alla meno 3, qui il meno rimane. L'esponente negativo inverte il numeratore e il denominatore, quindi avremo 2 alla terza che ci darà 8. Poi più, nella parentesi, prego? Come mai meno 2 alla terza? Perché l'esponente è dispari. L'esponente meno 3 è dispari, questo segno rimane. Ma non dovrebbe rimanere Ma infatti dentro non c'è più. Non ho capito perché Allora, lo sono uscito dalla parentesi. faccio qui sotto, lo riscrivo qui sotto. Fatemi aprire una parentesi qua. Abbiamo meno un mezzo alla meno 3. Questo significa che posso invertire il segno dell'esponente cambiando il numeratore e il denominatore. Quindi ho meno 2 alla terza. Ok? Questo significa meno 2 per meno 2 per meno 2. Quindi ho un numero dispari di meni. I primi due danno più, ma questo rimane. Questo rimane, darà meno. Okay? Quindi avrò più per meno che fa meno, 2 per 2 per 2 fa 2 alla terza. Okay? Quindi in generale, se ho meno 2 con esponente dispari, questo vale a meno 2 con esponente dispari. Posso portare fuori il segno meno dalla parentesi, quindi dentro poi rimane un più, perché l'esponente è dispari. Se fosse pari, se avessi meno 2 con esponente pari, questo sarebbe più 2 con lo stesso esponente, perché l'esponente pari cambia sempre il segno da meno in più, se è dentro la parentesi, se è fuori no. Se qui avessi un segno meno fuori, il segno meno rimane, perché questo è fuori della parentesi, quindi si mantiene. Ok? Viceversa, se invece ho meno fuori dell'esponente dispari, qui ho un doppio meno, qui ho meno, meno 2 all'esponente dispari, quindi questo diventa più. I due meni si cancellano. Mentre nel caso dell'esponente pari no. Quindi qui abbiamo, per questo, prego, per questo motivo, il meno va fuori e rimane 2 alla terza che poi darà 8, d'accordo? Adesso occupiamoci della parentesi tonda, qui abbiamo
dentro la quadra abbiamo meno un quarto la settima per meno un quarto la terza. Quindi ho una moltiplicazione, devo sommare gli esponenti, meno un quarto la 7 più 3 che fa 10. E poi fuori ho chiuso la quadra alla meno 1 e ancora diviso. Qui abbiamo una potenza di potenza, quindi la base è meno un quarto alla meno 4 per 2 che fa meno 8. Ok, continuiamo. Fatemi fare un asterisco, continuo qua sotto, qui chiudo la parentesi, ecco. E quindi abbiamo 1 più 4 meno 8, e poi ci rimane il meno un quarto alla decima alla meno 1, 10 per meno 1 fa meno 10, quindi ho più un quarto, meno un quarto alla meno 10 diviso meno un quarto, prima avevamo alla meno 8. Qui abbiamo una divisione, quindi devo fare la differenza degli esponenti, quindi ho 1 più 4 che fa 5, meno 8 che fa meno 3, più meno un quarto alla meno 10 meno meno 8. Devo fare la differenza degli esponenti. Quindi viene meno 3 più meno un quarto alla meno 10, meno meno 8 fa più 8, viene meno 2. Quindi di nuovo ricopio meno 3. Qui ho un esponente pari, questo meno 2, fa sì che il segno meno all'interno della base possiamo cancellarlo. Quindi diventa più 4 alla seconda. Okay, che fa 16 meno 3 più 16 ci dà più 13. Ok. Sono domande? Proseguiamo e proviamo, cambiamo pagina. Qui più o meno sono quasi tutti equivalenti. Proviamo a fare questo. Proviamo il 484, mi sembra che merita che facciamo insieme. Allora, qui abbiamo una parentesi graffa piuttosto grandina, viene di frazione lunga, al numeratore c'è 2 meno parentesi quadra, parentesi tonda, meno 5 quarti, chiusa tonda alla settima, per tonda meno 5 quarti, chiusa tonda alla decima, chiusa quadra, diviso quadra, tonda meno 0,8. Chiusa tonda alla meno 5, chiusa quadra alla terza, poi al denominatore ho un mezzo alla meno 1 più quadra tonda meno 5 quarti, chiusa tonda alla 17, diviso tonda 5 quarti, chiusa tonda alla 16, chiusa quadra alla seconda. Chiusa graffa, questa è una graffa, scusate, anche se non sembra, ecco, alla meno 1, di nuovo meno 22 settimi. Allora, qui abbiamo, riprendiamo la graffa, linea di frazione lunga, sopra rimane il 2, meno, abbiamo meno 5 quarti alla settima per meno 5 quarti alla decima che fa meno 5 quarti alla 17esima. 7 più 10, 17. Chiudo la quadra, diviso Però scusi, il prego. dopo il 20, dopo
segno c'è? Un ferro? No, c'è l'uguale. Ah, È ok. finita, cioè scusate, non l'avevo segnato, certo. Ah, ancora una cosa. Qui abbiamo un numero decimale, questo 0,8. 0,8 è 8 decimi, cioè 4 quinti, quindi possiamo sostituirlo con 4 quinti. E quindi qui abbiamo diviso quadra tonda meno 4 quinti alla meno 5 per 3 che fa meno 8, chiusa, beh qui la quadra non serve più effettivamente, siamo solo la tonda. A denominatore abbiamo il nostro 1 mezzo alla meno 1 che fa 2, più qui abbiamo il segno negativo dentro la parentesi tonda elevato all'esponente dispari, quindi possiamo portarlo fuori dal segno di potenza, quindi abbiamo quadra meno 5 quarti alla 17 diviso 5 quarti alla 16, chiusa quadra ancora alla seconda, chiusa la graffa alla meno 1, poi più, anzi no, scusatemi, meno 22 settimi. Ecco, qui andiamo al successivo passaggio, sempre la nostra graffa grande, al numeratore abbiamo 2, meno, qui abbiamo il 4 quinti alla meno 8 diventa, qui lasciamo nella prima parentesi, abbiamo meno 5 quarti alla 17 diviso, prego. Quel meno 4 quinti alla meno 8, come l'ha ricavato? Da qua il numero è 0,8, ok? 0,8 è 8 diviso 10. Prego? Ah, Perché alla scusami, meno 8? Se è alla meno 8. non ho, ho, ho dovevo, era, hai ragione, chiedo scusa, rettifico. Devo moltiplicare gli esponenti, non sommarli, è meno 15. No, Grazie. grazie a te che me l'hai fatto notare. Certo, perché ho due esponenti, potenza di potenza, moltiplico gli esponenti, ottimo, certo. Quindi meno 3 per meno 5 per 3 fa meno 15. Mi era sfuggito, grazie mille. Allora, torniamo a noi. Quindi abbiamo qui il meno 4 quinti alla meno 15, possiamo cambiare il segno del meno 15 per avere la stessa base di prima, perché qui ho 5 quarti, quindi qui avrò meno 5 quarti alla 15. Ok? E passiamo al denominatore. Qui abbiamo 2, qui abbiamo più quadra meno 5 quarti alla 17 meno 16 che fa 1. Chiudo la parentesi quadra al quadrato, chiudo la graffa alla meno 1 meno 22 fratto 7. Fatemi controllare un secondo. Ok. Qui abbiamo quindi la nostra graffa grande. Al numeratore 2, poi ho meno tonda meno 5 quarti alla 17 meno 15 che fa 2. E sotto abbiamo 2 più 5 quarti alla seconda che fa 25 sedicesimi. Il segno meno qua dentro viene cancellato dal fatto che qui ho un esponente pari. Ok, dopodiché chiudo la graffa alla meno 1 e di nuovo meno 22 settimi. Quindi qui abbiamo al numeratore 2 meno 5 quarti alla seconda fa 25 sedicesimi.
Qui il meno rimane perché? Perché questo meno è fuori della parentesi ed è questo che rimane, mentre questo meno viene cancellato dal quadrato, perché questo persiste, perché questo è fuori del quadrato. E al denominatore 2 più 25 sedicesimi. Chiuso la graffa alla meno 1, meno 22 fratto 7. Quindi qui avremo graffa, il numeratore e il denominatore comune è 16, 16 per 2 fa 32, meno 25, e sotto avrò analogamente 32 più 25 sedicesimi, tutto alla meno 1 meno 22 settimi. Nel numeratore adesso facciamo la differenza, 32 meno 25 che fa 7 sedicesimi, fratto 32 più 25 che fa 57, sempre sedicesimi, il tutto sono 16 alla meno 1 e meno 22 settimi. Qui facciamo una divisione tra due frazioni, quindi prendiamo la prima, 7 sedicesimi, per l'inverso della seconda, 16 fratto 57, tutto alla meno 1 meno 22 settimi. Qui i due sedici si semplificano e mi rimane 7 cinquantasettesimi, graffa chiusa, alla meno 1 meno 22 settimi. Qui, essendo la meno 1, inverto il numeratore e il denominatore, quindi ho 57 settimi meno 22 settimi. Qui i denominatori sono uguali, quindi posso metterli nella stessa frazione. 27 meno 22 che fa 35, 35 settimi per gli amici, 5. Scusate, questo scriviamo un poco più chiaro. Semplifichiamo, rimane 1 e rimane 5. Quindi questo vale 5. Qui esplicito il più, ma anche se non si può anche non mettere il più. Facciamone ancora un paio, se abbiamo un attimo di tempo. Tutto chiaro? Mi auguro di sì. Sì. Bene, proviamo anche questo che è un po' più avanti. L'esercizio 577. A pagina 121. Allora c'è una frazione lunga, al numeratore ho tonda 2 alla decima per 2 alla quinta, questo è un 10, chiusa tonda diviso 2 alla tredicesima, fratto tonda 3 alla seconda, elevato ancora alla terza, diviso 3 alla quinta, meno 1, meno 3 alla meno 1. Anche qui con le proprietà delle potenze, la prima frazione scriviamo numeratore 2 alla decima per 2 alla quinta fa 2 alla quindicesima diviso 2 alla tredicesima, e sotto avremo 3 alla 2 per 3 che fa 6 diviso 3 alla quinta meno 1, 3 alla meno 1 fa un terzo, quindi meno un terzo. Così vedete meglio. Allora, qui ho al numeratore 2 alla 15 diviso 2 alla 13 che fa 2 alla 15 meno 13 che fa 2. E al denominatore ho 3 alla sesta diviso 3 alla quinta che fa 3 alla 1, quindi 3. Per meno un terzo, scusatemi, meno 1, andiamo in ordine, e meno un terzo. Quindi qui abbiamo 2 alla seconda che fa 4 terzi, meno 1, meno un terzo. Possiamo sommare la prima e la seconda e il terzo numero che sono frazioni con lo stesso denominatore, quindi abbiamo 4 terzi meno un terzo ancora meno 1, quindi qui abbiamo 4 meno 1 che fa 3, 3 terzi meno 1,
quindi 3 terzi fa 1, meno 1 fa 0. Quindi questa espressione ha un valore di 0. Ok, vediamo anche questo. L'esercizio 579. Vabbè, qui non c'era niente da commentare, mi pare, insomma, era una diretta applicazione delle potenze come in tutti questi esercizi. E qui abbiamo parentesi quadra, linea di frazione, numeratore 2 alla 101 per 2 alla 100 diviso 2 alla 99 elevato ancora al quadrato, chiusa quadra alla meno 1 più 1 mezzo meno tonda 2 meno 1 mezzo meno 1 quarto, chiusa tonda meno, continua sotto, meno 1 mezzo per tonda meno 1 mezzo alla seconda. Quindi abbiamo qui nella prima quadra, abbiamo il numeratore 2 alla 101 più 100 fa 201. Al denominatore 2 alla 99 per 2 fa 198. Chiuso alla meno 1 più 1 mezzo meno. Qui facciamo la somma dentro la tonda, il minimo comune multiplo dei denominatori è 4. 4 per 2 è 8. Meno 4 diviso 2, 2 per 1, 2, meno 4 diviso 4, 1 per 1, 1, meno, qui abbiamo il 1 mezzo per, meno 1 mezzo alla seconda fa 1 quarto, quindi qui abbiamo di nuovo dentro nella quadra 2 a 201 fratto 298, la differenza fa 2 alla terza, chiuso alla meno 1, più 1 mezzo, meno 8, meno 2, 6, meno 1 fa 5 quarti, meno 1 mezzo per meno 1 quarto fa meno 1 ottavo. Quindi 2 alla terza fa 8, elevato a meno 1 fa ancora 1 ottavo, più 1 mezzo, meno 5 quarti meno 1 ottavo. Il primo e l'ultimo numero sono opposti, quindi si possono cancellare. E rimaniamo con 1 mezzo meno 5 quarti. Facciamo la somma. 4 diviso 2, 2 per 1, 2, meno 5, quindi viene meno 3 quarti. Ok. Tutto chiaro? Se non ci sono domande o obiezioni, io mi fermerei qui per oggi.